vecchio ascensore di servizio risuonò nel cuore dell'hotel di Jack Rubino. Stradali sono interrotti e si consiglia alla popolazione di non uscire di casa. Nonostante siano già 3 giorni che la bufera è imperversa, la situazione non sembra sia destinata a migliorare. Nevicava fin dall'inizio del caso Valchiria e secondo le previsioni il sole si sarebbe fatto desiderare ancora per un bel pezzo. Ma la città innevata aveva qualche vantaggio, meno passanti che potessero restare coinvolti in una sparatoria. Prova numero 1, un giornale. Un uomo giaceva morto legato a una sedia nella caldaia. Capitan Mazza da Baseball può contare su un record invidiabile negli incontri fra supereroi. Una confezione da 6 di birra analcolica, il gioco è fatto! L'arma del delitto era una mazza da baseball che in quel momento giaceva in una pozza di sangue vicino a un giornale aperto sulla pagina del fumetto di Capitan Mazza da Baseball. Tanto tempo fa questo sarebbe stato definito un arresto narcotici. I contenitori trasparenti riflettevano di verde, verde Valchiria. Era denaro sporco. C'era una chiave sul tavolo.
due assassini spietati pronti a uccidersi a vicenda. Entrano in una stanza e, credo, si preparano allo scontro. E invece no. Si siedono davanti alla TV e risolvono la loro divergenza con un videogioco di Kung Fu. Vuoi saperlo, Ken? Ero così deluso che li ho strangolati entrambi con il cavo del joypad. Oh, Rico, tu sì che sei un duro. Lo so. Rico Muerte, il solito puttaniere. E tu cosa vuoi? Ah, il poliziotto. Muerte cercò la sua pistola. Il vecchio centralino era ancora in uso. Nel retro della reception c'era un vecchio centralino telefonico che ricordava quelli installati negli anni 50. Non era difficile immaginare qualche vecchio magnaccia con la cuffia mentre sentiva le sue ragazze fingere orgasmi con i clienti al telefono. Ecco il vero cuore pulsante di New York. Al momento però si udiva un tipo decisamente diverso di gemiti. Boss! Cogniti! È Max Payne! È arrivato e ha iniziato a sparare! Ha ucciso! Mi stai prendendo in giro? È solo uno stupido poliziotto! Smettila di scherzare! Eliminatelo! Quale sarebbe il problema? Ehi, rispondimi! Pronto! Un virus letale era stato rilasciato nel corrotto sistema circolatorio della città. Qualcosa che non avrebbero dimenticato. Si chiamava Max Payne.